Siamo a premiare i premi individuali. Innanzitutto, vabbè, un applauso a tutti. Sconfitti. Grazie. Chi ha vinto e chi ha perso, anche se qua sa quasi solo chi ha vinto. A parte qualche. Ma a me me lo danno. Allora fai. Li ho visti. Ma secondo me me lo danno. Allora, iniziamo a premiare classifiche individuali. Andiamo con il ruolo dei portieri. Allora, terzo classificato, media del 6,79, il grande sconfitto dopo una stagione in testa alla classifica. Un applauso a Dario Frezza. Adesso ci facciamo la foto perché c'è il secondo che è somma con 6,83 assente. Gliela daremo. Un applauso. Oh, best! Ma c'è il miglior portiere in questo torneo. Applauso con la media del 7.13. Un applauso a Lorenzo Napoli. Ma chi ce l'ha vissuto? Oh, ma è brutto, oggi non taggate, vi prego, non taggate. Ma da già fa foto? Bravo! Bravo! Grazie. Ma che buffa, anzi. Ci rimarrò. Penso che c'è ancora che sta sotto la torre. Ti manca sta volta. Ai centrocampisti. Difensore li saltiamo per il momento. Va bene così. Allora, terzo posto e secondo posto, entrambi assenti. Un applauso, campioni in carica uscenti, Rubino e Quaratino dei Maltese. Non vuoi favore, va bene. Per avere uno viva una pesmatura e merda. Il miglior centrocampista del torneo San Nazaro, anche lui una grande stagione, sempre in testa, poi sconfitto nei playoff. Un applauso a Enzo Boselli. 7.8. Asciugazzo. Ok, se va. Ben favore che complimenti. Andiamo avanti, visto che il difensore è sempre sotto la doccia. Vabbè, lo prendiamo. Se lo bazzo. Direi di passare alla categoria best goal. E se lo trovo. Scirri, ricorre in semifinale. Chiaramente l'autogol non vale. Erano tantissimi i premi, cioè i gol in realtà che i premi non tendevano. Quali? Luca Molea, la dodicesima giornata. Luca Molea. Una serpentina e gran gol nel set. Un applauso a Emanuele Davide. Andiamo avanti. Io direi. Che gol è? Contro chi? Fair play. E un mi fair play, voglio ricordare. Allora, non è che inizia, c'è Master Mirabella. Un applauso anche se quest'anno ha avuto uno scatto dire, a un certo punto, alla dodicesima giornata. Sempre. Sempre la dodicesima giornata. Pietro Santo Paolo, un applauso. Sì. Premio quello che uccide la gente, tipo premio killer, premio macellaio. Premio macellaio, non c'è. Wow, ma contenta, lo stava noi. Chiaramente per rivelazione si intende un giocatore nuovo che pensavamo fosse una chiavica, ma no, soprattutto un giocatore nuovo nel nostro torneo, quindi non ve la prendete a male. Direi che dopo una serie di constatazioni, Enzo lo sa benissimo. Tecnico tattico, fatto Enzo prima. Il premio va, strano a dirsi, a uno dei campioni in carica, che è Francesco Masturzo. Un applauso. Stranamente. E non è il cartellino d'oro. Non sono d'accordo, amico mio. Dopodiché andiamo a premiare la classifica dei cannonieri. Dunque, al terzo posto, qui c'è stata una sfida abbastanza combattuta, perché al terzo posto con 47 reti l'assente Toto De Rosa, a cui facciamo un applauso.
Ciao Giot. Andiamo in loving memory. 51 reti, un applauso a Bomber Giovanni Sorrentino. Sì, Bomber ha molto molto, molto, molto. Medaglia per lui. Fuori dal campo forse. Resta qui, resta qui. Dico io. Il migliore. Il miglior cannoniere del torneo con reti 54 in 31 partite. Un applauso a Massimo Tanche Cerro. Complimenti. Uno. Vai. Vai, strami. Ma guarda foto un pezzo. Guarda, il mio non ha non bene. Allora, io direi sotto la doccia, però chiamo voi di premiare il difensore. Lo trovo. Eccoci, i difensori. Un caffè. Allora, terzo posto con la media del 6,72. Un applauso a Mellino. Vi viene il premio, Dario. Enzo. Bruno. Enzo, guarda chi è? Al secondo posto 6,74 Luca Giuliano assente, vince eccolo addirittura incravattato con la media del 7,5 nonostante una finale persa. Un applauso a Valerio 5. Sì, vai. A posto, grazie Guido. Ora classifica del miglior giocatore in assoluto del torneo. Mamma mia. Terzo posto 7,8 ancora Vincenzo Boselli. Eccolo qui. Sempre lui. Attenzione perché viene un'altra volta pure Dario, perché il secondo è Danna 7,10. Vieni. Fino a poi mi ha passato Genepro. Perché non c'è stato? Della finale, della semifinale. Il miglior giocatore in assoluto del torneo, voti alla mano, statistiche alla mano, è un portiere. Signore e signori, 7,13 Lorenzo. Bravo! Lui il 50 del bietto. C'era sto 7, no? Bravo, no! Bravo! Ma fateli bene, sti voti, hai un animo migliore del torneo. Oh, ma nato buono, ci sta a premiare la squadra che dopo un grandissimo torneo, alti e bassi, ma alla fine sono arrivati in finale anche meritatamente. Hanno perso la finale. Un applauso ai Fox Club 1-1. Panarone, Guida, Forte, iniziate i timidi. 5 di nuovo da Ponte, Lombardi, Di Mauro. La squadra per la cronaca, terzo posto ai Maltesers che sono assenti, giusto per la cronaca. Il primo posto, un applauso, una squadra che non conoscevamo in questo torneo, che si è aggregata in questo torneo a competizione già iniziata. Grazie, risale all'esterno. Non ci crede nessuno. Un applauso a una squadra che ci ha davvero stupito. Li chiamiamo 1-1, l'Ajax. Francesco Nasti. Eccolo qua, ceffone per lui. Dato, questo a te. Mattias Neboli. Vincenzo Giudice. Andrea Cogor. Stefano Puglia. Marco Maddalena. Bellissimo.
Francesco Mastuzzo, e poi chiamiamo il capitano per alzare la coppa. Dov'è? Un applauso per Gabriele Puglia. Pronto alla consegna della coppa. Grazie. Complimenti, voglio un bravissimo. Ancora migliore. Finito. Non più, sono altri tre. È come premio migliore. Questi premi sono per l'anno prossimo. Grazie.